Buongiorno a tutti e benvenuti sul sito investire.biz. Un saluto da Riccardo Zago. Ben ritrovati come sempre alla consueta rubrica Caffè Mercati. Oggi 15 gennaio 2019, giorno molto importante per quanto riguarda la Brexit. Ci sarà un hard Brexit o una soft Brexit? Questo è quello che si deciderà praticamente quest'oggi. Venite a dire la vostra qui sul sito investire.biz. Luca Di Scacciati ha scritto un articolo a riguardo, già in molti i commenti qui sotto. Ovviamente la volatilità sarà molto alta nella giornata di oggi, e non solo però, e quindi io una cosa consiglio di fare, consiglio di non operare su Euro GBP e su GBP USD, perché potrebbe essere molto, anzi è sicuramente molto molto rischioso. Ieri però abbiamo parlato di Euro GBP indicando alcuni dei livelli interessanti per chi vuole magari rischiare, a chi piace magari rischiare un po' di più, e quindi abbiamo dato come livelli interessanti proprio questi 0,89. Potrebbe essere un, anzi è un ottimo livello, un supporto tecnico interessante. Un primo target potrebbe essere zona 0,91 e lo stop loss, la chiusura dei prezzi al di sotto del minimo della candela di ieri, cioè 0,88 e 75. Io non faccio questa operazione perché a mio avviso è troppo rischiosa, e quindi andiamo a vederne altre di operazioni. Andiamo a vedere euro dollaro, che continua a rimanere nella zona di 1,1470, vedete, continua a rimbalzare da 1,1450 a 1,1480. Ripartirà da qui euro dollaro? Ho visto che questa mattina c'è stato un forte scossone verso il basso, adesso ha recuperato lievemente. Io lo sto tenendo d'occhio su time frame giornaliero. I miei target sono 1,16, 1,1720, 1,18, ovviamente anche però i massimi precedenti, come sempre. Come sempre dico, sono il mio primo target. Vedremo come si comporterà. Attenzione, se chiude sotto il minimo di questa candela, quindi intorno a area 1,1425. Andiamo avanti e parliamo di euro yen. Ne abbiamo parlato ieri, voglio ripeterlo anche oggi. Se ritorno in area 125, io mi posiziono short. Come abbiamo visto ieri nel webinar del lunedì, con stop alla chiusura dei prezzi sopra 126, quindi un più o meno 100-130 punti di stop, e target primario in area 122,50. 122,50 non sono altro che, ecco qui, questi minimi qui. Una volta rotti 122,50, allora si può anche puntare a 118, però è veramente molto distante come livello. Quindi io per ora punto a 122,50. Andiamo avanti, parliamo di gold. Vedete, si sta avvicinando a 1280 il gold. Spero che il gold colpisca questo livello, perché lì io entro al rialzo. I target li abbiamo già visti ieri, i massimi qui in area 1295 e poi 1305 e 1310. Muro molto importante quello da 1305 e 1310, infatti lo si vede molto molto bene qui. Ok, proseguiamo con USDCHF. Non sta scendendo nuovamente in area 0,9730, quindi per chi ancora non è in posizione, mi dispiace, ma penso che ora non sia più il momento di entrare in posizione al rialzo. Se ci saranno altri storni come abbiamo visto ieri, allora già da 0,9740, 0,9750 si può tranquillamente valutare un posizionamento al rialzo. Concludo il tutto con, andiamo a vederlo, me lo avete chiesto, eccolo qui. Allora, AudiCAD, vado a selezionare il template standard che uso per queste analisi. Sul time frame giornaliero andiamo a vedere questo AudiCAD, eccolo qui. Io sono posizionato al ribasso, perché secondo me siamo arrivati su una zona abbastanza interessante, quindi sto provando uno short. Vi faccio vedere qual è la zona, eccola qui.
secondo me da qui il prezzo potrà scendere, però staremo a vedere. Lo vedremo oggi alla rubrica, alla sessione di trading con Ichimoku alle ore 16. Però non perdetevi alle ore 11, quindi a brevissimo, la seconda lezione del corso Vincere nel trading intraday, speciale Forex. Ci vediamo tra poco, buona giornata e buon trading a tutti.